Ben ritrovati. Oggi, come già accennato, parleremo di bambini, parleremo di come stanno affrontando i bambini questa situazione particolarissima, questa quarantena da coronavirus. Non dobbiamo dimenticarci assolutamente di loro, anche se presi dall'aggiornamento delle notizie, dall'andamento della situazione. Però dobbiamo anche ricordarci che ci sono i nostri bambini che hanno bisogno delle nostre attenzioni e anche soprattutto dobbiamo cercare di preservarli dalle paure e dalle preoccupazioni a volte inutili per loro. Quindi oggi proprio parleremo di come poter riconoscere se ci sono dei disagi nel bambino e come poter gestire in parte questo disagio. Intanto dobbiamo ricordarci che si è parlato poco dei bambini e della loro difficile gestione della quotidianità. Intanto il bambino ha bisogno di spazi esterni, ha bisogno di condividere, ha bisogno di socializzare e quindi è inconcepibile per il bambino dirgli semplicemente di stare a casa, come per noi è molto più semplice capirlo. Quindi il bambino non può capire perché debba stare separato dai propri affetti, dai propri nonni, dai propri zii, quindi non poter abbracciarli, non poter condividere con loro i momenti a cui sono abituati. Ecco, questo è importante da tenere in considerazione. Tanto bisogna imparare a spiegare ai bambini senza dover mentire loro, quindi utilizzando un linguaggio chiaro, semplice, ma soprattutto adatto a loro, quindi attraverso storie, attraverso giochi, attraverso immagini, per poter cercare di entrare nel loro mondo. Ecco, infatti non percepiscono il tempo e il cambiamento come lo stiamo vivendo noi. Loro riflettono le nostre ansie, le nostre paure, i nostri umori. Quindi dobbiamo stare attenti a preservarli da tutto questo. E intanto cosa si può fare principalmente per preservare i bambini dalle ansie e dalle paure? Quando ascoltiamo il telegiornale, quando ascoltiamo le notizie, cercare di farlo in un momento separato. Quindi quando i bambini non ci sono, quando stanno dormendo o quando sono impegnati in altre attività, quindi non sono presenti. Poi in secondo piano possiamo cercare di non trasmettere le nostre ansie e le nostre paure, per esempio se siamo agitati, tesi o nervosi, cercare in quel momento magari di prima allentare le nostre tensioni e poi magari avvicinarci al bambino e cercare di fare delle attività con lui quando siamo proprio tranquilli e sereni. Quindi quando notiamo queste manifestazioni di aggressività, di irritabilità e di tensioni nel bambino, come possiamo noi aiutarli in questo e capire quando ne hanno bisogno del nostro aiuto? Quindi come possiamo aiutare il bambino a gestire le sue emozioni negative? Ecco, innanzitutto dobbiamo accogliere e legittimare ciò che il bambino sta vivendo, ciò che il bambino sta provando in quel momento. Quindi come possiamo farlo? Dicendogli: mi sembra che tu sia arrabbiato, mi sembra che tu sia triste, è così? Quindi accogliere, cercare di comprendere e cercare di aiutarlo a verbalizzare le emozioni, le proprie emozioni. Inoltre bisogna essere disponibili al dialogo, ma soprattutto farlo nel momento in cui il bambino lo desidera, quindi chiedergli: ne vuoi parlare? Hai voglia di parlarne in questo momento? Se il bambino mostra rifiuto, non ha voglia di parlare, non bisogna forzarlo in quel momento, ma cercare un momento successivo per affrontare l'argomento. E poi bisogna validare ciò che il bambino ci sta raccontando, cercando di rassicurarlo e confortarlo, come per esempio cercando di dirgli: mi spiace che tu ti senta così, è una situazione davvero brutta per tutti, ma sicuramente passerà molto presto, quindi rassicurarlo. E ricordiamoci anche degli adolescenti, anche con loro bisogna utilizzare un linguaggio adatto e adeguato per poter spiegare la situazione. Anche loro stanno vivendo un momento particolarissimo perché non possono frequentare i loro compagni, non possono socializzare e quindi sicuramente staranno avvertendo dei disagi che magari non manifestano. Quindi anche con loro bisogna utilizzare lo stesso approccio, ascoltarli, normalizzare le loro sensazioni e soprattutto anche cercare di ritagliarci degli spazi per fare delle attività con loro di comune interesse e quindi avvicinarci al loro mondo.
Inoltre bisogna cercare anche di fargli ritagliare degli spazi in cui loro possono avere la loro privacy. E vi ricordo che non dovete avere timore di chiedere aiuto, e soprattutto se volete dei chiarimenti relativamente agli argomenti trattati, non esitate a farlo, contattatemi attraverso il mio recapito cellulare al 338-3807-117, attraverso la mia pagina Facebook, studio di psicoterapia cognitivo-comportamentale dottoressa Narita Ungaro, e attraverso il mio indirizzo email annaritaungaro@alice.it. Per oggi è tutto, vi saluto e ricordiamoci che andrà tutto bene.